Radio Potenza Centrale Notizie. Buongiorno da Carmine Albanese. Ultim'ora, elezioni politiche. Si stanno formando le liste ufficiali anche in Basilicata in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Oggi fino alle 20 c'è il termine ultimo per le presentazioni. Per i 5 Stelle, Antonio Materdomini al Senato per l'uninominale, Viviana Verri alla Camera. Al proporzionale i candidati alla Camera sono Lomuti, Becker e Ruggeri, mentre al Senato ci sono Turco e Gallicchio. Luigi Di Maio si candida in Basilicata con la lista Insieme per il Futuro. Per il centrosinistra, Francesco Pietrantuono e Ignazio Petrone sono i candidati alle uninominali della Camera e del Senato. Per i collegi plurinominali, i capilista sono Enzo Amendola per la Camera e Vito De Filippo per il Senato. Spiccano i nomi nel centrodestra di Salvatore Cajata ed Elisabetta Casellati per l'uninominale, rispettivamente alla Camera e al Senato, mentre l'ex presidente della Basilicata, Marcello Pittella, si candida con Azione al plurinominale del Senato. Candidato al plurinominale del Senato per la Lega in Basilicata anche Matteo Salvini. Le liste saranno ufficiali dopo la giornata di oggi. Spariscono i pomodori, due arresti in Puglia. Due uomini di Cevignola sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di appropriazione indebita e ricettazione ai danni di un imprenditore di Melfi. Le forze dell'ordine sono intervenute in seguito alla segnalazione dell'imprenditore di un ammanco di numerosi bancali di barattoli di pomodori che dovevano essere trasportati da Foggia alla zona industriale di Melfi. Il valore dei pomodori da trasportare è pari a 100.000 euro. Metaponto, muore un settantenne. Tragico incidente ieri sulla strada statale 175 che collega Metaponto a Matera in contrada Sansone. Un uomo di 70 anni è stato investito da un'auto in transito ed è morto sul colpo. Inutili sono stati tentativi di rianimazione del 118. L'uomo risiedeva in un podere lì vicino e stava attraversando la strada quando è stato investito. Il conducente del mezzo è stato sottoposto all'alcol test che è risultato negativo. Gli inquirenti ora dovranno studiare la dinamica dell'incidente. Salernitana caccia all'attaccante. Dopo il pareggio ad Udine che ha consentito alla Salernitana di conquistare il primo punto della stagione, il mister Davide Nicola e il presidente Danilo Iervolino concordano sulla necessità di trovare un nuovo attaccante. Il direttore sportivo De Santis sta pensando all'ex Djuric, ma anche all'ucraino Dovbik in forza al Dnipro. Tuttavia sono sul tavolo anche Larsen, attaccante in forza al Groningen, e il polacco Piontek. Da Carmine Albanese è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.